Ok. Aspettiamo che arrivi la missione, intanto fate secondaria e a tra poco. Aspetta. Ci sono altri laboratori in città. E un reattore Nuform in ciascuno. Quella schifezza ha intossicato Rick. Vanno fermati. E altre missioni secondarie alla fine. Concentrati. Prendi il telefono e vai. Il reattore è giù. Alimenta l'intera base. Il telefono è lì sotto. Ok. Devo trovare un modo per superare quella ventola. E anche quei tipi. Te l'ho già detto. Non farti scoprire. Per te è facile. Nostra tecnologia è sempre un passo avanti. Fermi, ho sentito qualcosa. Solo sapere se stai bene, se sei ancora vivo. Grazie. Sto dando una mano al tizio. Chi? Il tizio della metro? Sì! Ho scoperto che è anche Prowler. È una lunga storia. Aspetta, quel Prowler? Il criminale con il costume viola? Ex criminale. Non siamo alleati, è solo per questa volta. Tuo zio è Prowler. Oh, che notizia. Una vera... bomba! Devo andare. Ci sentiamo più tardi. Ma però bomba. Scusa. Allerta! Bersaglio ostile! Ora della siesta. Quella che kill. Vai in fretta. Sto disattivando allarmi e telecamere per impedire che ne arrivino altri. Taglia i cavi sopra la ventola per fermarla. Grazie. Controlli della ventola. E ora i cavi. Bene. Ecco il cellulogno. La batteria è scarica. Non esplodere. Bene. Ok. Fotocamera, video. Ecco qui. Ok. Il nucleo va svuotato in due. Tu azioni il comando qui. Io confermo da là. È il primo passo per liberarci del Nuform. Non ti dispiace distruggere la tua scoperta? Vedi come sono messo. Devo proteggere il mondo. Pronto? Pronto. Modalità manuale tra 3... 2... 2... 1... Fin! Io non c'entro! Sabotaggio industriale... davvero. Nessuno piangerà qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto. È un sacrificio in nome degli affari. No! No, no, no! Posso fermarlo? Posso fermarlo? No! 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 È andato. No! Fin! Non guardare! Merda.
Ecco, sì che ha perso il cellulare. Rick voleva salvare delle vite. E Krieger l'ha ucciso. Finirò ciò che hanno iniziato. Zio Aaron, puoi sbloccare lo scudo del reattore da dove sei? Perché? Hai il telefono. Scappa! Quel reattore ha ucciso un mio amico. Deve essere spento. Per sempre. Mi devi aiutare, zio. Dai, zio. Zio Aaron? Ok. Indietro. Grazie. Come inceneratore all'esterno! Ma... un po' più potente. Più grande! Che cosa fai? Vai! Vai bene! Devi andartene da lì. Puoi muoverti. Sì. Scappa lungo il corridoio. Mi sento veramente a pezzi. È come se mi facesse a pezzi. Non riesco a contenerlo. Vai, rispondi ragazzi, stai bene? Mi sento come se fossi caduto da un aereo. Almeno il reattore è sistemato. Sei quasi fuori. Oh, avevo bisogno di quel telefono. E ora come faccio? Sveglia, ragazzo. La Roxxon sarà lì a momenti. E invece è già qua. Arrenditi! La tua corsa finisce qui! Hanno l'ordine di catturarti. Perché? Cosa vuoi? Bomba in bocca! Chiarti, interrogarti. Non lo so e non importa. Devi solo scappare. È tuo questo? No, lasciatemi bloccare! Supporto offensivo concluso. È finito! È mio! Accettate i resi! Diamine! Miles, sono stato espulso dal sistema. Dammi un attimo, ti tiro fuori di lì. Preso in pieno! Sei spacciato! Ok. Oh, che sistema di occultamento. Ma come ti ho... Vai. Tu vai a sinistra, io a destra. Combatte con lo zio. Si mette male, Mike. Molto male. Tranquillo, possiamo farcela. Le guardie sono il mio. I miei guai inizieranno quando saremo fuori da qui. Ora Krieger ci vuole morti. Non ci vuole molto. Occhio! È addosso! Neutralizzo Spider-Man! Madonna. Poca volontà! Grazie! Che importanza ha? Non capirai, penso a combattere! Da dove arriva questo coso? Accettate i resi! Ok, andati. Ok, il treno è quasi arrivato. Preparati. Treno preso. Devi restare.
stare nascosto. Non fidarti di nessuno e non toglierti la maschera. Aspetta che la Roxxon cambi obiettivo. Non posso stare, te. Devo ancora trovare Finn. La tua amica è Tinkerell. Ecco perché sei tanto coinvolto. Non è solo questo. Ora... io devo proteggere New York. Usa Finn. Dille che vuoi unirti all'Underground. Hai detto di tenere la maschera. Non devi dire che sei Spider-Man. Avvicinala come ami. È troppo intelligente. Ah, non credere. Siamo più stupidi quando teniamo a qualcosa. Come lo sei tu proprio ora. E se le dicessi chi sono? Io l'ho detto a tuo padre. Credevo mi appoggiasse. Lo speravo. Era mio fratello. E invece? Invece mi ha tagliato fuori. Se me ne fossi stato zitto, forse avrei ancora una famiglia. Sai che cosa devi fare? Nevica.